Michele Kudler, bentornato da Carlo. Continuiamo quindi con la scannerizzazione. Bene, ora lo scanner lo conosci un pochino e lo devi comprare, giusto? Va bene, ma come lo scelgo? Beh, la scannerizzazione di un supporto, tipo carta, foto, documento, rivista, eccetera, produce effetti diversi tra di loro. La qualità della digitalizzazione dipende da diversi fattori. La qualità dei componenti elettronici utilizzati dal costruttore per produrre il dispositivo, la gamma e profondità dei colori riconoscibili, la risoluzione reale dello scanner. Il primo requisito determina la fascia di prezzo del dispositivo, ma comunque non è il solo che determina questo parametro. Il secondo, invece, indica la capacità del dispositivo di rappresentare i colori. Questo valore è espresso in bit. E tanto più grande è questo numero, maggiore sarà la gamma, quindi le varie tonalità di colori che lo scanner sarà in grado di riconoscere ed interpretare. Il terzo è quello su cui i produttori giocano molto e può trarre facilmente l'inganno. Se conosci un po' di fotocamere e videocamere digitali, capirai subito quanto sai per leggere. Quando usi uno di questi dispositivi ed inizi ad ingrandire con lo zoom l'immagine ripresa dall'obiettivo, ti sarai accorto che all'inizio l'immagine sarà nitida, ma poi, raggiunto un certo valore, noterai dal visore come una leggera commutazione. L'immagine si fa sgranata, a quadrettini, non più bella, insomma. Da quell'istante è entrato in gioco lo zoom digitale, ossia l'ingrandimento dovuto non più all'ottica, quindi alla parte reale della fotocamera o videocamera, ma ad un'immaginazione da parte del software, del programma, di come potrebbe essere l'immagine ingrandita a quel dato valore. Kudler risponde a questa domanda. Che senso ha possedere un valore di zoom, numericamente parlando, elevato o grandissimo, ma non poterlo utilizzare perché si scivola in un campo indecente di qualità d'immagine? Quindi, per le videocamere e le fotocamere, lo zoom reale, quindi quello ottico, è il valore determinante per la qualità a fronte dello zoom digitale. Per gli scanner è il valore numerico della risoluzione reale ed è quello che, secondo me, devi assolutamente valutare per l'acquisto. Adesso si contrappone il valore definito dal termine di interpolazione o risoluzione interpolata, che in pratica è il valore immaginato via software se devi far uso di risoluzioni di scannerizzazioni superiori al valore reale fornito dallo scanner. È quello appunto su cui i produttori giocano. Il parametro risoluzione è espresso con l'unità di misura detta DPI, dots per inch, dall'inglese punti per pollice, e fornito con un valore determinato da una moltiplicazione del tipo 1200x2400 dpi o qualcosa del genere. Tanto maggiore sarà questo valore, migliore sarà la qualità della scannerizzazione. I collegamenti come si fanno? All'inizio c'era un cavo parallelo per collegare lo scanner al PC, ma noi non siamo più dinosauri, vero? Quindi è naturalmente il cavetto USB, il più utilizzato in assoluto ad oggi. Questo è valido sia per le stampanti scanner multifunzioni, sia per dispositivi unici a sé, stand alone. Ma non dimentichiamoci la possibilità del wireless, vedi lo scanner portatile alla lezione precedente. Ma come uso uno scanner? Quando lo acquisti, all'interno della confezione troverai tra l'altro un CD. Inserendolo nel lettore potrai installare i driver per fare in modo tale che il sistema operativo possa comandare lo stesso e anche un software di gestione dello scanner. Durante l'installazione di Rorma ti verrà indicato il momento in cui collegare il dispositivo tramite cavetto USB e potrai installare anche altri programmi. Di norma è anche fornito un programma di elaborazione grafica, editing, che potrai utilizzare per ottimizzare la post-scannerizzazione.
Sta a te ora decidere se installare o meno i programmi di contorno. Direi che comunque, come forma di approccio a tutte le installazioni in genere, non eseguire mai l'installazione standard o default, quella che ti propinano, ma esegui l'installazione personalizzata. Anche se potrà sembrarti più difficile, in realtà ottimizzerai il processo ed installerai sempre solo l'essenziale per non ingolfare il disco rigido ed il sistema operativo. Soprattutto se hai già installato programmi che eseguono le medesime funzioni. Al termine dell'installazione potrai eseguire la tua bella prima scannerizzazione. Come? Utilizzerai il programma dedicato installato o comunque qualsiasi altro software di gestione grafica. All'interno delle opzioni di questo programma selezionerai la fonte di acquisizione. Troverai una sigla che ricorda allo scanner il modello che stai utilizzando o in alternativa l'acronimo TWAIN. Seleziona quindi quella che di queste due trovi per acquisire tramite il tuo scanner. Se non possiedi altri dispositivi di acquisizione, questo passaggio lo puoi tranquillamente saltare. Ora inserisci il supporto sul vetro all'interno dello scanner e chiudi il coperchio. Sul pannello di controllo del programma di gestione troverai il pulsante di preacquisizione, preview. Cliccandoci sopra inizierà il processo di scannerizzazione rapida a bassa qualità, un'anteprima. Al termine selezionerai col mouse la porzione di supporto da importare, quindi da scannerizzare, la risoluzione dell'acquisizione ed altri parametri che comunque col tempo scoprirai ed imparerai ad utilizzare. Avviando la digitalizzazione, sul tuo monitor comparirà il pieno splendore della tua foto, della tua pagina, del tuo documento o qualsivoglia supporto. Ti ho citato la presenza di tasti rapidi. Se sono presenti, ti permettono di accedere a dei processi rapidi, come eseguire la scannerizzazione, eseguire una copia da salvare oppure archiviare sul tuo hard disk, eseguire la scannerizzazione ed inviarla direttamente via email, eseguire ad esempio la scannerizzazione con riconoscimento ottico dei caratteri, con il termine inglese OCR, che ti permette di importare una pagina scritta, tipo un documento o un libro, e successivamente editarla con un programma di scrittura, tipo Word o Write di OpenOffice. Infine potrai eseguire la scannerizzazione e convertirla anche direttamente in formato PDF. Tutto questo per semplificarci la vita, come li amo. Qual è la manutenzione? Beh, la pulizia della superficie è l'unica attenzione che devi curare. Non serve usare prodotti aggressivi, in quanto parliamo di un vetro, e nemmeno l'uso di panni ruvidi è indicato. Verosimilmente dovrai togliere un po' di polvere e magari un po' di grasso lasciato dalle tue dita. Quindi un panno di cotone per la sola polvere, umido con acqua per le ditate. Troppo grasso? Bene, allora vai nei negozi specializzati in vendita di prodotti informatici ed acquista il kit di pulizia, che tra l'altro potrai utilizzare anche per pulire la superficie del tuo monitor. Non basta? Bene, usa la carta abrasiva della serie Pulisci e Getta. Nella prossima lezione ti parlerò di una tavoletta. Ora, come sempre, un forte saluto, ciao, a presto, da Carlo e alla prossima!